È partita stasera la rassegna che ha avuto un appendice ieri sera con il presidente Emiliano. Questa sera abbiamo ospitato Rita Dalla Chiesa. Da domani inizia un grande percorso di tutta la nostra rassegna con Paolo Crepè, poi Giorgia Benusiglio, poi una serata politica con Anna Scani e Francesco Paolo Sisto, poi per dare spazio alla musica con Diodato e Renzo Rubino, in una serata particolare domenica prossima sotto scorta con due grandi uomini speciali come Paolo Borrometi e Giuseppe Antoci, e poi una serata bella e interessante sull'arte con il portavoce dell'Arma Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Riccardi, per dare spazio allo sport con Marino Bartoletti, e chiudere una doppia presentazione serale il 31 con il professor Caringella e Pablo Trincia, che sarà qui a Castraneta. È una rassegna abbastanza completa, ricca, diversa, ma non è una vera e propria rassegna letteraria, è una rassegna di racconti di vita, sono dei talk in cui ci si racconta la vita, si raccontano le esperienze, ci si incontra e soprattutto, come dico sempre, si dipingono le tele dell'anima. Quel Ferragosto del 1982 eravamo nella nostra campagna vicino a Vellino, e papà si era preso una settimana di ferie con noi figli, con i nipotini, però era sempre attaccato al telefono e chiamava chiunque, chiamava ministri, quelli che l'avevano mandato a Palermo, e nessuno gli rispondeva al telefono. Una presenza bella, perché io sono legato al ricordo del papà. Abbiamo in comune qualcosa di negativo, di brutto. Abbiamo perso i nostri genitori giovani, ma devo dire che lui è il piccolo, lui è quello più grande. Mi fa particolarmente piacere però rivivere con la figlia il ricordo, la figura del generale Dalla Chiesa, perché credo che mai come in questo momento ci sia bisogno di simboli. Una serata piena di emozioni questa sera insieme con la nota conduttrice Rita Dalla Chiesa. Buonasera, grazie a Castellaneta, ha avuto un'accoglienza stupenda, mi hanno regalato anche le rose tricolori, stupendo. A te la Puglia piace in modo particolare? L'amo moltissimo la Puglia, io ci vivrei a vivere domani. Se non avessi mio nipote e mia figlia a Roma, io mi trasferirei in Puglia. Questa è una cosa che dico già da anni, perché sto bene qui da voi, mi sento a casa veramente. RG Studio TV, io vi saluto con un abbraccio e comunque grazie per tutto l'affetto che avete nei miei confronti. Lo sento e io ce l'ho nei vostri. Grazie.